Professor Pedrella, il tema di oggi è la chirurgia e la scelta da parte degli specializzandi della specializzazione chirurgica, che purtroppo sempre di meno in questi anni vediamo una scelta che si fa sempre di meno. Ecco, quali sono i motivi alla base di questo e cosa si può fare? Ci sono delle problematiche estremamente importanti. Una delle problematiche è il contenzioso oggi giudiziario, che purtroppo impedisce a molti chirurghi di effettuare gli interventi difficili, perché ogni chirurgo si chiede: mi conviene farlo? E se ho una denuncia, oppure mi conviene dire di non farlo? Poi c'è il problema indubbiamente dell'occupazione, perché oggi trovare un posto nel sistema sanitario nazionale è estremamente difficile. D'altra parte c'è la fuga dei cervelli. Ma perché c'è la fuga dei cervelli? Perché la maggior parte dei chirurghi che noi formiamo, che lo Stato italiano paga e che ogni specializzando che si specializza costa circa 300.000 euro, poi va all'estero. Cioè noi regaliamo ai paesi esteri un capitale di conoscenza sul quale abbiamo investito noi. Perché? Perché qui indubbiamente si paga poco, si guadagna poco e gli specializzandi preferiscono andare fuori. Quindi questa è una problematica molto importante che dovremmo analizzare. Per questo c'è il perché di questo convegno, perché abbiamo chiamato le autorità istituzionali che oggi governano il nostro paese, il Presidente della Commissione Sanità, il Senatore Sileri, il Ministro Fioramonte, il Vicepresidente della Commissione del Parlamento Europeo, proprio perché insieme a loro vorremmo aprire un tavolo di discussione che ci consenta poi di poter fare qualcosa a livello legislativo che possa far superare queste emergenze, perché si tratta di emergenze. È stato calcolato che nei prossimi anni, nel 2025, quindi per noi è domani, circa 1.500 chirurghi saranno in meno, ma tra tutti gli specialisti saranno in meno in Italia circa, mancheranno 10.000 specialisti. E io penso che un governo si dovrebbe interessare di queste cose per la salute dei cittadini. Senta, a proposito del tema dei risarcimenti, una battuta allora su questa proposta, che era una petizione online che ha raccolto migliaia di adesioni su una camera di compensazione che si serva sostanzialmente a ridurre quel contenzioso che poi spesso si riduce in un nulla di fatto, che però costringe i medici spesso alla medicina difensiva, eccetera. Lei come la vede? Io la vedo che sono stato uno dei primi firmatari di questa petizione che ha fatto la Consul Cessi. Veramente ci avrebbero dovuto pensare i chirurghi, dico la verità. Fortunatamente ci ha pensato qualcun altro, perché indubbiamente con questo sistema è un sistema nel quale il chirurgo viene solamente schiacciato. Io penso invece ci sia bisogno di una camera di compensazione e ci auguriamo che possiamo raggiungere un disegno di legge che consenta di fare questo.